«Venite a salvarci, chiamate mia mamma». Con queste parole cariche di angoscia, Patrizia Kormos ha chiamato il soccorso prima di essere travolta e trascinata via dal fiume Natisone insieme agli altri amici Biancadoros e Christian Molnar. La tragedia è avvenuta il 31 maggio scorso in una spiaggetta pericolosa lungo il fiume nel territorio di Premariacco, provincia di Udine. Chi vive in zona sa che non appena le acque diventano torbide bisogna fuggire, perché il fiume può diventare insidioso e ingrossarsi improvvisamente, trascinando via tutto ciò che trova. È proprio ciò che è successo ai tre giovani. I corpi senza vita di Patrizia e Bianca sono stati recuperati circa un chilometro più a valle dall'isolotto dove erano stati visti per l'ultima volta. Secondo la tradizione rumena delle loro famiglie, i genitori hanno vestito le ragazze da sposa per il loro funerale. Ma cosa è successo esattamente ai tre giovani? Perché i vigili del fuoco non sono riusciti a salvarli? E perché molti hanno ripreso la scena anziché correre in loro aiuto, mentre i tre erano visibilmente spaventati e incapaci di affrontare l'acqua, anche quando il livello era ancora basso? Tutto è avvenuto in mezz'ora, come suggeriscono le quattro telefonate fatte da Patrizia Kormos ai soccorritori in cerca di aiuto disperato. Secondo quanto ricostruito, Patrizia, Bianca e Christian erano arrivati in auto a Premariacco verso le 13 con l'intenzione di scattare delle foto e godersi il panorama e la tranquillità di quel luogo isolato immerso nel verde. Una telecamera ha registrato il loro passaggio. Poco dopo, alle 13:29, Patrizia Kormos ha effettuato la prima delle quattro chiamate al numero di emergenza 112. Ha parlato con gli operatori in tre di queste chiamate, riuscendo solo la seconda volta a collegarsi. Nel complesso è rimasta al telefono per 30 lunghi minuti, i suoi ultimi minuti di vita, mentre cercava disperatamente aiuto. Alle 13:35, i tre ragazzi sono stati visti da un autista di uno scuolabus sul Ponte Romano. L'uomo si è fermato, ha ripreso la scena con il suo cellulare e ha chiamato i carabinieri. Alle 13:47 la 21enne ha fatto la sua ultima chiamata al 112 per chiedere aiuto. Nel frattempo erano arrivati sul posto i pompieri di Udine. Alle 14 è stata scattata quella tragica foto che ha sconvolto l'Italia intera, quella in cui i tre erano abbracciati quasi a formare uno scudo umano contro la crescente potenza dell'acqua intorno a loro, forse per cercare conforto in un momento di estremo panico. Ma non è servito. Mentre si abbracciavano, l'acqua li ha trascinati via. Alle 14:02, mentre le onde li spingevano qua e là come in una lavatrice impazzita, i vigili del fuoco hanno lanciato loro una corda da una gru. Christian è stato vicino a prenderla, ma le altre due ragazze erano già troppo lontane. Un vigile del fuoco ha tentato di raggiungerli lanciandosi nell'acqua, ma senza successo. Un filmato ha ripreso il suo vano tentativo di avanzare nell'acqua limacciosa, senza riuscire a muoversi di un centimetro. Alla fine, quel fiume marrone li ha portati via tutti e tre, senza scampo. La procura di Udine ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. Potevano essere salvati? Le quattro telefonate di Patrizia Kormos al 112 potrebbero aiutare a capire se i soccorsi sono stati inviati tempestivamente o se ci sono stati errori. Era sufficientemente segnalato il pericolo rappresentato dal fiume Natisone? Il procuratore capo Massimo Lia ha dichiarato: Patrizia ha effettuato quattro chiamate di emergenza, nelle quali ha chiesto aiuto e ha chiesto di avvertire sua madre. Sono stati istanti tragici. Corsi veloci come le rapide del fiume, immortalati dai cellulari dei passanti. Dai primi accertamenti tutto si è svolto in un arco temporale di circa mezz'ora. Da una situazione di apparente tranquillità, il tumultuoso scorrere del fiume Natisone li ha travolti. Si sta investigando per comprendere se i soccorsi siano stati tempestivi e se siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per salvare i tre ragazzi. Un'anomalia da verificare riguarda il fatto che il primo elicottero dei soccorsi è stato quello decollato dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, mentre quello più vicino di Campo Formido è partito in seguito. È stato specificato dal procuratore che non si può escludere che sia stato un tragico caso fortuito.
Un'immagine che racconta vividamente lo sforzo compiuto per tentare di estrarre i ragazzi dall'acqua è quella del vigile del fuoco di cui si è parlato in precedenza. Intorno alle 13:35, l'eroico pompiere specializzato in salvataggi fluviali si è gettato in acqua, mettendo a rischio la propria vita nel tentativo disperato di salvare i tre amici. Quando il vigile ha cercato di raggiungerli, i tre erano ancora aggrappati l'uno all'altro e vicino al loro salvatore. Potevano pensare di essere a un passo dalla salvezza. Il vigile del fuoco era tenuto dai colleghi attraverso una corda legata a un palo, ma le condizioni dell'acqua sono peggiorate repentinamente. La corrente si è intensificata, impedendogli di raggiungere i ragazzi prima che fossero spazzati via. A quel punto è stato costretto a ritirarsi, non potendo fare altro. Nel frattempo altri colleghi stavano tentando di tirarli fuori con delle corde, ma tutti i tentativi sono stati vani. La madre di Patrizia Cormos, Micaela, è disperata e convinta che sua figlia si sarebbe potuta salvare. Secondo me avrebbe potuto salvarsi anche da sola. Ho portato mia figlia a imparare a nuotare perché le dicevo: se ti trovi al mare o in una piscina, devi riuscire a venire a galla. Probabilmente ha aspettato la sua amica perché non sapeva nuotare. I carabinieri mi hanno detto che mia figlia ha chiamato il 112. Quello che mi chiedo è in che mondo viviamo. Tutti a fare foto e video e nessuno è entrato a salvare tre vite umane. Siamo tutti presi dai video, dai like, ma non ci impegniamo a salvare tre ragazzi così giovani. Per Patrizia Cormos, quella passeggiata rappresentava un momento di svago dopo una mattinata intensa. La giovane era iscritta al secondo anno di studi in design e architettura d'interni all'Accademia delle Belle Arti. Quel mattino aveva superato un test per accedere all'esame di modellazione in 3D previsto per luglio. Era andato tutto bene, come aveva detto alla madre. Avrebbe dovuto trascorrere un fine settimana sereno con i suoi due amici. E invece... ora dobbiamo capire se si sarebbero potuti salvare.